Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che continua la trasmissione di magia, stregoneria, paganesimo. Doveva andare in onda alle ore 19, ma per problemi tecnici di sistemazione della radio abbiamo dovuto rimandare di qualche minuto. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale Parmesan 8 Marghera, sì, Venezia. E vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeistica, un indirizzo postale, casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi do anche il numero di telefonino dell'istituto se volete lasciarci qualche messaggio, è 0338 39 10727, ripeto 0338 39 10727. La trasmissione di questa sera continua il discorso che abbiamo incominciato col Sentiero d'Oro e stiamo arrivando verso la fine dell'analisi delle religioni romane come io l'ho visto, le immagini delle religioni romane come io le ho viste, come io le ho vissute, come io le ho percepite. Oggi abbiamo sentito parecchie telefonate, anche buone, belle, cioè nel senso che non ci sono stati insulti, speriamo di continuare così. Comunque il numero di telefono di radiogramma è 700 700 oppure 700 838. Niente, per continuare il libro e il Sentiero d'Oro c'erano rimaste soltanto due immagini della religione romana, cioè due modi di leggere due cose. Una è summano e l'altra è tellus. Summano è Giove come Salacia e Nettuno. Summano è il cielo in mancanza di luce. Summano è la parte scura della luce. Summano è quanto si nasconde la luce soltanto perché la luce non può guardarlo. Giove è il cielo, la coperta dell'essere terra, sia quando l'essere sole l'inonda, sia quando questo scompare alla vista. Summano è la parte scura, il preludio della luce, il preludio della vita, vita egli stesso. Summano è la somma del cielo in relazione con l'essere terra, è l'essere natura. Summano è diverso da Giove, manca dell'irraggiamento solare. Gli esseri della natura si rispecchiano in Summano, gli esseri della natura che si specchiano in Summano sono diversi dagli esseri della natura che si specchiano in Giove. Gli esseri umani cercano il silenzio in Summano. La specie umana vive e procede nel pensato della ragione, nella luce del sole. Il pensato della ragione costruisce la descrizione del mondo, inonda occhi, orecchie e tutti gli organi sensori. Summano per la specie umana è silenzioso. Summano è discreto per gli esseri umani e questi sono in grado di superare le barriere del pensato della ragione e attraverso questo superamento far esplodere la percezione psichista dell'esistente. Per questo motivo Summano chiede di essere ricordato in maniera diversa da Giove. Egli è diverso in quanto Giove stesso in funzioni, punti di vista e relazioni diverse. Ricordare Summano per la specie umana significa ricordare dove rifugiarsi dal comando sociale, onde alterare la percezione senza che questi possa interferire. Ricordare Summano significa ricordare il periodo del giorno nel quale il silenzio delle linee di tensione attraversanti l'esistente permette all'individuo il superamento della descrizione della ragione e l'estensione delle ali della percezione. Ricordare Summano significa ricordare il silenzio a cui l'essere umano deve giungere per far esplodere la propria percezione relazionandosi col tutto. Summano è dunque il tramite attraverso il quale l'essere umano, alterando la percezione e con questa relazionandosi col circostante, diventa egli stesso Giove. Summano è dunque il tramite attraverso il quale diventare Giove. Diventare Giove significa percepire le tensioni dell'atmosfera del pianeta, i suoi desideri, i suoi pensieri, i suoi bisogni, il progetto del suo divenire. Summano è Giove ma senza la luce, cioè è come un essere umano senza una gamba. Un essere umano senza una gamba non è che non è un essere umano, è un essere umano con delle caratteristiche diverse, con degli adattamenti diversi, cioè mancando di qualcosa o aggiungendo qualcosa, un essere umano cambia la percezione del mondo. Se io ho una vista di 10 decimi oppure sono cieco, ho due percezioni diverse del mondo. Per cui io mi relaziono col mondo in maniera diversa, però non è che cambio il mio essere, cambia semplicemente la qualità dei fenomeni che percepisco. Per
Per cui, usando in maniera maggiore la relazione tattile magari col mondo, cambio anche ciò che il mondo mi pone, cioè ciò che io percepisco dal mondo. Per cui, sia la luce del sole o la non luce del sole trasformano la qualità della coscienza. Io mi posso rifugiare in summano. In summano io posso far vibrare tutte le correnti vegetative. Mentre invece le correnti vegetative sono quasi oscurate dalla luce del sole, dal frastuono della vita, dalle preoccupazioni, eccetera. Si acquietano, si fermano, ma quando io mi fermo, quando io sono al buio, io sono in silenzio, le correnti vegetative fanno sentire tutta la loro forza. Questa è la diversità. Questa è la diversità fondamentale che esiste fra Summano e Giove. Summano è Giove e Giove è Summano. Però io mi relaziono in maniera diversa con Summano dalla relazione che ho con Giove. Esistono degli esseri umani e anche degli esseri animali che si relazionano esclusivamente con Summano. Scappano quando c'è Giove, cioè si nascondono, si rintanano, perché Giove li acceca, li abbaglia. Mentre invece Summano non li acceca, non li abbaglia, vivono e si trasformano in Summano. Per cui esistono delle relazioni diverse ed esistono adattamenti diversi. È lo stesso divino, ma è un divino che si presenta in maniera diversa, per cui è come se avessimo due divinità completamente diverse. Nell'una e nell'altra costruiamo due tipi di cose, costruiamo delle relazioni diverse. Questa è la differenza che c'è fra Summano e Giove. I fulmini di Summano sono diversi dai fulmini di Giove, la tensione di Summano è diversa dalla tensione di Giove, il piacere dell'esistenza di Summano è diverso dal piacere dell'esistenza di Giove, e l'uno o l'altro lo possiamo vivere a seconda delle nostre predilezioni. Noi possiamo scegliere l'uno o l'altro. E adesso passiamo all'ultima immagine della religione romana, ed è un'immagine che per me è importantissima, cioè per me, per tutti è importantissima, però l'aspetto specifico appartiene quasi a me, e quasi fosse in contrapposizione a altri pagani che invece vivono Tellus, vivono la terra come Maya, cioè come terra madre. A differenza di loro, io vivo la terra come mutamento, come trasformazione, come oggetto in sé. E questa è una cosa che distingue me, cioè che divide il mio percorso di stregoneria dal percorso di stregoneria di tanti altri pagani che invece percepiscono la terra come madre. Per cui io rispetto a loro sono più radicale, cioè sono più assoluto nel vedere le cose, proprio perché il mutamento è l'essenza del mio essere. Mentre invece l'essere madre è disposta a tante mediazioni e a tanti adattamenti. Io invece, essendo mutamento, avendo la percezione del mutamento, sono spesso non accetto molti adattamenti e non accetto molte mediazioni, sono molto più tagliato nelle cose. D'altronde sono modi di essere diversi per affrontare la vita. Tellus è l'essere terra nella sua interezza e in tutti i suoi aspetti attraverso i quali si presenta davanti agli esseri dell'esistente. È un essere umano in sé, il più vicino agli esseri umani, il più legato simbolicamente ad essi. Sciogliere i blocchi di energia vitale stagnata, l'essere con due mani sviluppava una via evolutiva il cui fine era quello di giungere all'eternità attraverso il superamento di blocchi imposti dalla barriera del GH in relazione allo sviluppo della propria corteccia cerebrale. La barriera del GH, ripeto, è un termine soggettivo che ci appartiene. È quella parte del cervello che divide la parte interna, cioè è una barriera bioenergetica che divide la parte interna dalla parte esterna del cervello. Praticamente tutti gli elementi dalla parte interna del cervello arrivano alla parte esterna, cioè tutte le sensazioni, il sentire, il percepire, soltanto se queste sono in sintonia con la descrizione. Se non sono in sintonia con la descrizione, questa barriera praticamente le rigetta indietro. Bene, forare questa barriera, strapparla, costringere la parte interna del cervello a comunicare con l'esterno, è un'operazione di stregoneria. L'operazione di stregoneria consiste proprio nel far giungere la percezione interna del cervello, cioè tutte le cose diverse che noi abbiamo accumulato nel corso dell'evoluzione. Vi ricordo che noi percepiamo il mondo come esseri vermi, noi percepiamo il mondo come esseri coccodrilli, noi percepiamo come rettili, come mammiferi, cioè abbiamo tanti modi dentro di noi di percepire il mondo, soltanto che abbiamo deciso di fissare l'attenzione su questa descrizione del mondo. Bene, le altre cose, le altre sensazioni non è che non ci sono,
Le altre cose e le altre sensazioni appartengono comunque al nostro esistere e alla nostra vita, soltanto che, essendo in contraddizione con la descrizione del mondo cui abbiamo fissato la nostra attenzione, vengono rimandate indietro. L'operazione di stregoneria serve per rompere questo, serve per portarci a percepire il mondo anche in maniera diversa. Ci sono altri modi per arrivare a questo, cioè l'uso di droghe e l'uso di rotture, incidenti stradali, eccetera, che alterano il modo di percepire il mondo, variano la nostra percezione del mondo. Però quei modi non ci danno una disciplina, cioè quelle sensazioni ci coinvolgono e ci travolgono, distruggono l'essere umano, perché non ha acquisito tutto quel processo di autodisciplina con cui arrivare a percepire il mondo in maniera diversa. Mancando il processo di autodisciplina, l'essere umano si autodistrugge. Per cui occorre coltivare questa descrizione del mondo, ampliarla, renderla ricca, coltivare il sapere e la conoscenza, e nello stesso tempo lavorare con le correnti vegetative, col sognare, con tutti gli elementi del corgiolo per alterare questo sentire. Ma l'alterazione di questo sentire non deve essere in contrapposizione al sentire di adesso, deve essere un ampliamento del sentire di adesso. Cioè, non è che il corpo luminoso distrugga il corpo fisico, non è che voi sposterete gli oggetti col pensiero, non è che voi viaggerete col corpo luminoso in infiniti mondi senza per questo bloccando il corpo fisico. Cioè, voi questo non lo farete mai. Quello che farete è costruire il corpo luminoso e nello stesso tempo far affluire alla ragione quella che è la percezione attraverso il corpo luminoso. Queste sono due operazioni da ricordarsi. Cioè, all'inizio di ogni percorso di stregoneria c'è come lo scoppio di sensazioni, c'è lo scoppio di elementi che sembrano magici, c'è chi, non so, riesce a percepire il futuro, c'è chi riesce a vedere gli aloni delle cose, c'è chi riesce a fare tantissime cose. Bene, ma queste cose vengono a sparire perché è solo l'attimo della formazione del corpo luminoso, è come lo scoppio di energia, è come il poltergeist del ragazzino che sta diventando maturo, è come lo scoppio di energia del bambino che viene partorito. Cioè, questi sono dei momenti, ma passato quel momento c'è la costruzione giorno per giorno, attimo per attimo, contraddizione per contraddizione, e questo lo facciamo nella vita. Per cui se io riesco a percepire cose diverse del mondo, uso quella percezione per costruire me stesso, per costruire il giudizio, per affrontare meglio la vita. Ma questo non mi cambia la vita, cioè io non sposterò mai i massi col pensiero, levatelo via dalla testa queste. Io percepirò sì il futuro, ma percepirò una massa di futuri possibili, e non posso dire che quello è vero e l'altro non è vero. Sta a me costruire me stesso, fare le mie scelte nella vita. Cioè, io mi costruisco degli strumenti con cui affrontare la vita, ma non cambio la qualità della mia vita. Dovrò sempre trasformare la materia con le mani, dovrò sempre lavorare, dovrò sempre andare a timbrare il cartellino, cioè dovrò sempre coltivare le piante nell'orto, cioè quelle cose dovrò zappare, dovrò togliere le erbacce, dovrò attaccare i fili, non so, dovrò demolire una casa, dovrò fare, cioè quelle cose dovrò sempre farle, dovrò farle con i mezzi materiali, perché in quel modo la nostra specie si è evoluta, non si è evoluta spostando gli oggetti col pensiero. Per cui tutte queste cazzate lasciatele perdere, non ha senso. Tellus è l'essere terra nella sua interezza e in tutti i suoi aspetti attraverso i quali si presenta davanti agli esseri dell'esistente. È un essere in sé, il più vicino agli esseri umani e il più legato simbioticamente ad essi. L'essere terra favorì lo sviluppo della specie umana quando sviluppò il proprio bisogno di sciogliere i blocchi di energia vitale stagnata. Anche questo discorso, oltre a Valeria Giacca. La terra ha attraversato molte ere geologiche. In queste aree geologiche ha inglobato foreste, ha inglobato animali, ha inglobato tante cose che si sono trasformate in energia vitale stagnata, in modo tale che la Terra non è in grado di rimuoversi, ha costruito petrolio e carbone. Bene, l'essere umano non è altro che un virus su questa Terra, non è altro che un batterio su questa Terra che ha il compito, sviluppando le sue specificità, di ripulire la Terra da queste impurità. Praticamente deve bruciare il petrolio, bruciare carbone. Dopodiché, se lo brucia il petrolio e il carbone nel giro di 100 anni, distruggerà il suo habitat e creperà. Se lo fa invece in 50.000 anni, non distruggerà l'habitat. Le scelte in questo campo sono sue. Però l'essere umano, la Terra, gli ha permesso di costruirsi proprio perché ha una funzione legata alla Terra, non perché è esterno alla Terra.
Il superamento di blocchi l'essere con due mani sviluppa una via evolutiva il cui fine era quello di giungere all'eternità attraverso il superamento di blocchi imposti dalla barriera del GH in relazione allo sviluppo della propria corteccia cerebrale. L'essere terra usa quest'essere e la propria via allo sviluppo della propria conoscenza di sé lungo la via del sé per ripulirsi dall'intasamento di giacimenti di carbone, petrolio e simili. Il risultato è che l'essere umano può svilupparsi ulteriormente in questa relazione o distruggersi scegliendo vie autodistruttive per l'oggettività in cui vive. La scelta è soltanto sua. L'essere terra riversa grandi quantità di energia vitale sull'essere umano per favorirne lo sviluppo. Una cosa non può fare, imporre all'essere umano come gestire il proprio divenire. Come ci si relaziona con l'essere terra? Vivendo, allineando le proprie emozioni, i propri sentimenti con quello dell'essere stesso, compiacendosi di tutte le sue trasformazioni e allungando i tempi attraverso i quali l'essere umano mette fine all'orrore dei giacimenti di petrolio, di carbone o di materiale radioattivo. Non si può né pregare né onorare l'essere terra, in quanto non lo si può arricchire se non arricchendo la propria coscienza di sé e la propria consapevolezza. Le linee di tensione che dall'essere terra partono sono immense e attraversano tutto l'esistente sul pianeta. Ogni essere può afferrarle ed usarle a proprio vantaggio. Ciao, ci vediamo. A proprio vantaggio. Può attraverso queste instaurare dei flussi di energia vitale col pianeta attraverso la concentrazione della propria attenzione e l'uso della propria volontà. L'essere terra è spesso il mezzo attraverso il quale gli stregoni agiscono, manipolando le linee di tensione. Queste si trovano dappertutto e per gli esseri doppi è facile diventare tutt'uno col pianeta, specialmente per chi fa propri i suoi bisogni, i suoi desideri, il suo divenire. Per quegli esseri umani che, sviluppando la propria via in funzione della propria coscienza di sé, riescono a soggettivare l'oggettività. Onorare l'essere terra significa ricordare come a questa si debba rispetto e da questa pretenderlo, ma nient'altro. Il disprezzo per il pianeta è proprio degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. Per costoro la terra è proprietà del loro Dio che l'ha creata e l'ha donata loro affinché la saccheggiassero. Il saccheggio non è offensivo per l'essere terra, ma il disprezzo, l'arroganza e la supponenza nei suoi confronti lo sono. Il divenire e il sentire dell'essere terra è diverso da quello degli esseri umani, ma lei li comprende entrambi e quando si afferma che l'essere terra è offeso, è la sua parte umana che sente il dolore. Non c'è dolore, solo là dove c'è sviluppo di coscienza e consapevolezza. E con questo io ho concluso le immagini specifiche della religione romana. Dopodiché ci sono delle aggiunte alla religione romana, cioè ci sono alcune affermazioni, alcune ricerche fatte sulla religione romana. E detto questo sull'essere terra e detto questo come conclusione, ci sono alcune cose da sottolineare. Perché sono importanti sottolineare queste cose? Perché è importante sapere questo. Quando noi parliamo di paganesimo, cioè quando normalmente la gente parla di paganesimo, non parla del paganesimo come percezione del mondo, ma come i cristiani hanno detto che i pagani facevano. Cioè, ciò che facevano i pagani non è che i pagani facessero, ma è quello che i cristiani hanno detto che i pagani facessero. Ora, è vero una cosa, è vero che dopo un certo periodo storico, tutto il paganesimo ha cominciato a incubare il cristianesimo, cioè ha cominciato a non essere più percezione del mondo, ma a ergersi un po' padrone del mondo. Tutta una serie di condizioni sono avvenute. E allora noi come pagani dobbiamo porre dei paletti precisi per ricostruire il paganesimo. Cioè la ricostruzione del paganesimo avviene prendendo la percezione del mondo, cioè prendendo il motore fondamentale da cui è nato e sviluppato il paganesimo, e da quel motore ricostruire il paganesimo nella situazione in cui viviamo. Per cui noi non diciamo seguite la religione romana, seguite la religione greca, seguite la religione egiziana, ma noi prendiamo dalla religione romana, dalla religione greca, dalla religione egiziana ciò che ci serve per costruire il futuro, perché noi siamo Giano, noi siamo radicati nel presente, siamo stati generati dal passato, perché il passato ci ha costruiti, e costruiamo il futuro in funzione, cioè costruiamo il presente in funzione del futuro che ci viene incontro. Per cui ciò che noi facciamo come pagani è il presente, non è il passato. Il passato ci ha generato, è la fonte da cui noi beviamo l'acqua. Ma
da una fonte possiamo abbeverarci, da un'altra fonte no, da una fonte è ricca, un'altra fonte è un po' più povera. Qualche cosa di quell'acqua non ci piace e allora la lasciamo perché non ci appartiene. Altre cose invece ci appartengono tout court, alcuni insegnamenti, principi, eccetera. Cioè, molte cose affermiamo, però ricordiamoci che sono passati 2000 anni di orrore cristiano. Questi 2000 anni di orrore cristiano hanno lasciato un segno. E per capire come sono nati come è nata la degenerazione, cominciamo col primo di queste affermazioni, di questi collaterali. E il primo di questi parleremo di una cosa del paganesimo romano, una specificità importantissima, e sono i libri sibillini. Nella regione romana si usavano questi libri sibillini. Nella regione romana, un posto particolare, hanno i libri sibillini. Rappresentano un mistero irrisolto per i cristiani che, terrorizzati tramite stile icone, li fecero bruciare. Ma cosa bruciarono in realtà i cristiani e stile icone? I libri sibillini vengono portati da una tale, che si spacciava per Sibilla di Cuma, ad uno degli ultimi re di Roma, forse Tarquinio Prisco o Tarquinio Superbo. Secondo la leggenda, il re si decise ad acquistare gli ultimi 3 libri dopo che la vecchia ebbe distrutto i primi 6 in sua presenza. Praticamente gli ha detto: voglio il prezzo per 9 libri. E lui gli ha detto: tu sei matta. Benissimo. Ha preso un libro, lo ha bruciato. Dice: voglio lo stesso prezzo per 8 libri. E lui ha detto: sei matta. Lei ha preso un libro e ha voglio lo stesso prezzo per 7 libri, cioè per lo stesso prezzo ne ha acquistati 3 e gli altri sono stati bruciati. I libri sibillini erano custoditi nel tempio di Giove Capitolino e venivano consultati nei momenti più gravi della storia di Roma. In realtà venivano usati dai quindecim viri sacris faciundis, cioè una congrega di sacerdoti, per mettere a fuoco la loro attenzione nella situazione in cui Roma si trovava, cercando soluzioni per uscire dalla situazione. Nello stesso tempo, i libri sibillini fondavano il futuro della città, convogliandola nella direzione dello sviluppo attraverso la soluzione della crisi. La storia dei libri sibillini inizia con la fine della monarchia di Roma e finisce con la fine della Repubblica e la propedeutica sibilliana dell'avvento dello Stato imperiale. Su indicazione dei libri sibillini, nel 493, anno più anno meno, venne istituita la triade Cerere Liber Libera. Quell'anno e quello che precedette e seguì non furono anni semplici. Da un lato la plebe spingeva per il riconoscimento di status giuridico e la Lega Latina combatteva contro Roma, uno scontro all'interno e uno scontro all'esterno. I libri sibillini indicarono l'uscita dalla situazione, indicando la via su cui doveva fondarsi il divenire di Roma, la crescita nella libertà di entrambi i sessi, di entrambi i contendenti. Non distruzione dei contendenti, ma unità in cammino verso la libertà. Indicarono Venere nel futuro di Roma, non il gioco della mattanza che avrebbe contraddistinto il fare dei cristiani. Ecco quanto terrorizzava i cristiani, il divenire degli esseri umani attraverso lo sviluppo della libertà. Non importa quanto era scritto nei libri sibillini, importa la loro capacità di emanare il potere di essere e la direzione in cui puntava l'attenzione chi quei libri aveva compilato. Venivano conservati nel tempio di Giove Capitolino. Essi appartenevano al cielo, origine e oggettività dell'esistenza, della natura, di cui gli esseri umani sono parte. E Giove distrugge attraverso un incendio i libri sibillini. Silla stava distruggendo la Repubblica ponendo la parola fine. L'affermazione di moneta stava trasformandosi in profezia. Ben presto le guerre fatte da Roma, anziché essere condotte con giustizia, diventavano riaffermazione dell'uomo Dio il cui bisogno era umiliare e sottomettere le città e i popoli conquistati. Chi era Silla? Luogotenente di Mario partecipò alla campagna contro le tribù germaniche dei Cimbri e dei Teutoni. Pretore in Cilicia e fatto console, ebbe il comando della guerra contro Mitridate, re del Ponto, che per l'ostilità della plebe e della classe equestre gli fu revocato e assegnato a Mario. Allora dalla Campania, ove si trovava, marciò su Roma, cioè ha tentato un colpo di Stato, abrogò le leggi promulgate contro di lui e punì molti sostenitori del Partito Democratico. Mario fu costretto a fuggire in Africa. Dopo aver concluso la guerra sociale con la resa di Nola, nell'89 a.C., si rivolse contro Mitridate e dopo la guerra di 3 anni lo costrinse ad un armistizio, nell'84 a.C.
riducendolo ai suoi territori originali. Nel frattempo a Roma Mario, eletto console per la settima volta, 86 a.C., aveva costituito un governo popolare e proscritto Silla. Alla notizia della morte di Mario, cui successe Lucio Cornelio Cinna, Silla tornò in Italia e sbarcato a Brindisi nell'83 a.C., sconfisse i seguaci di Mario e Cinna nella battaglia di Porta Collina presso Roma, si impadronì della città e compì feroci rappresaglie. Contemporaneamente Pompeo Magno liquidava gli ultimi resti dell'esercito di Mario in Sicilia e in Africa. Nominato nell'82 dittatore repubbliche costituente, a tempo indeterminato si dedicò a un'opera di riordinamento dello Stato, raddoppiò il numero dei senatori, riorganizzò la carriera politica e militare imponendo limiti di età per ogni carica, restituì al Senato l'autorità di esaminare preventivamente le leggi da presentare ai comizi e il potere giudiziario per le cause di concussione e per quelle di lesa maestà, di peculato e violenza, ridusse il tribuno della plebe a magistratura di secondaria importanza. Separò nettamente il potere militare da quello civile, prescrivendo che i consoli e i pretori in carica non potessero avere comandi militari. La Repubblica, che si reggeva sull'equilibrio dei poteri divenuti attraverso le trasformazioni, anziché marciare in direzione della dilatazione della libertà degli esseri umani, marciava in direzione del rendere gli esseri umani schiavi. Le rapine di Giulio Cesare in Spagna e in Gallia, con l'umiliazione di prigionieri e il suo tentativo di farsi proclamare re di Roma, le guerre civili, l'arrivo dell'impero con le strutture giuridiche dello Stato, questo è il prologo sillano. A Giove non restava altro che distruggere i libri sibillini in attesa di una nuova fase. Quanto da allora sarebbe giunto, altro non avrebbe fatto che condurre la società romana sotto il giogo dell'uomo Dio. Prima il dittatore, poi l'imperatore e infine il Papa. Il Senato mandò una delegazione in Asia Minore per raccogliere degli altri libri sibillini. Ma erano cose diverse dalle precedenti, non avevano lo stesso potere, le stesse intenzioni, la stessa strategia. Vennero letti e consultati durante l'impero e continuarono a coltivare la fama costruita dai libri precedenti, ma portarono a Roma in un'altra direzione, l'assoggettamento. Stilicone brucia questi. Mentre venivano fatti circolare libri sibillini compilati da cristiani e da ebrei per spingere la società romana nella direzione da essi desiderata. Un esempio di un libro sibillino, per esempio, è l'Apocalisse di Giovanni, cioè l'ultimo pezzo della Bibbia. L'Apocalisse di Giovanni è uno di questi libri sibillini. I libri sibillini sono stati bruciati da Giove per sottrarli alle mire di chi li avrebbe utilizzati per soggiogare gli esseri umani. E nonostante il loro messaggio sia scritto nell'esistente, non possono più essere riscritti. La loro finalità, la necessità della loro esistenza era determinata dal momento e dall'oggettività in cui vennero compilati. Oggi si compilerebbero testi diversi e si troverebbero altri modi per affrontare l'esistente mettendo a fuoco l'attenzione. Non si può ricostruire quanto è andato perduto. La sua essenza ci circonda e si chiama libertà. Può essere raffigurata come un essere umano che stringe i pugni e lancia una bestemmia contro chi vorrebbe metterlo in ginocchio. I cristiani volevano bruciare il principio speranza nella libertà, costringendo gli esseri umani a secoli di oscurantismo, ma quando Giove bruciò i libri sibillini non si limitò a distruggere questi, bruciò anche il sincretismo greco attraverso il quale le figure della religione nella tradizione romana venivano traslate nelle figure della religiosità greca. Giove bruciò l'umanizzazione dell'esistente davanti al quale gli uomini Dio volevano mettere in ginocchio gli esseri umani. I libri sibillini continuarono ad esistere e operare, ma là dove la percezione degli esseri umani malati di morte non può giungere. Continuarono ad esistere là dove l'esistente è quello che è e non quello che un Dio padrone vuole che sia. E questa è la questione dei libri sibillini di Roma. I libri sibillini di Roma bruciarono col Tempio di Giove Capitolino. E quelli che Stilicone bruciò erano un'altra cosa. E una cosa vorrei ricordare, se qualcuno non ne ha memoria. La moglie di Stilicone tolse l'ultimo gioiello, praticamente l'ultima collana della statua di Giunone, Venere, Roma praticamente, la statua della Vittoria.
quando praticamente Stilicone stava per distruggere il paganesimo romano, cioè nell'impero siamo attorno al 3-400, al 400 praticamente dopo Cristo. Bene, la moglie ha tolto la collana e un'altra, la Galla Placida, che era la sorella dell'imperatore Onorio, gli ha fatto tagliare la testa, ma non per la collana, ma perché Stilicone era un vandalo. E per paura che fosse un nemico dello Stato, in realtà un grandissimo generale, un grande stratega politico, gli fece tagliare la testa. Tanto beh, e quando la moglie di Stilicone portò via la collana, il gioiello praticamente dal collo di Giunone, l'ultima vestale lanciò l'ultima maledizione per cui gli altari della vittoria sarebbero spariti fin quando il cristianesimo non cominciava il declino. Bene, gli altari della vittoria sparirono in effetti perché sono diventati rudi e sono stati nascosti e sono stati ritrovati solo dopo l'unità d'Italia, per cui fate conto, sono passati circa 1300 anni. E un altro punto per stasera, prima di chiudere la trasmissione, è chi parla della religione romana, così almeno saprete qual è il mio vero sentimento rispetto ai grandi filosofi, dei grandi signori della religione romana. Noi, da chi è che abbiamo le fonti del paganesimo? Chi è che ci dice che cos'era il paganesimo di Roma antica? Ebbene, proviamo un po' a vedere. Marco Tullio Cicerone, 106-43 a.C. Publio Virgilio Marone, 79-19 a.C. Publio Ovidio Nasone, 43 a.C., 17 d.C. Tito Livio, 59 a.C., 17 d.C. Lucio Anneo Seneca, 4 a.C., 65 d.C. Ci sono anche degli altri, ma è molto secondario, gli altri non sono così importanti. Questi sono scrittori molto tardi e rappresentano il prologo ideologico dell'avvento dell'uomo Dio dopo aver abbondantemente pescato a piene mani nella filosofia greca. La differenza fra il divenuto della religione romana e della sua filosofia, il divenuto della religione e della filosofia greca, è che mentre la religione e la filosofia romana diventano parte degli individui e questi interagiscono con l'oggettività esistente, la religione e la filosofia greca è divisa in due parti, la filosofia per i dotti e le loro disquisizioni, la religione e gli dèi per mettere in ginocchio il popolo, la gente. Un esempio è la differenza fra la morale filosofica patrimonio dei filosofi, vedi la morale nicomachea o l'oscuro della morale scettica o le lettere sulla felicità di Epicuro dei greci e il patrimonio della virtus romana dei greci e il patrimonio della virtus della religione romana. Le virtù romane rappresentano la sintesi della morale romana, costruita attraverso lunghi dibattiti e lunghe verifiche con l'oggettività. Ma sia Cicerone che Ovidio se ne scordano. Per loro le virtù romane altro non sono che divinizzazioni astratte. Non può essere diversamente. Quando il dotto guarda dall'alto in basso il sudore del servo che gli prepara il cibo sopperendo alle sue incapacità, che ne sa il dotto del potere e della personalità del forno? Può solo prendere in giro il servo mentre con venerazione infila la farina mescolata nel forno, rivolgendosi a questo con rispetto. Il dotto ha il pensiero, non si sporca le mani con l'esistente. Il dotto ignora le relazioni esistenti fra l'essere umano e il mondo circostante, pertanto ignora sia il presente che il divenire. Per lui tutto è statico, fotografato dai processi del proprio pensato. Così attraeva i dotti. Cosa attraeva i dotti della morente Repubblica Romana? Gli scritti del pensiero greco sui quali potevano disquisire senza problema. Cicerone di problemi ne avrebbe avuti molti se avesse dovuto affrontare un pale inferocito, il principio femminile della vita, Venere, Silvano, Giove o Nettuno. Avrebbe avuto molti problemi nell'affrontare la coscienza di Tellus o quella di Nettuno o quella di Silvano. Il suo pensiero era tanto strutturato da saturare tutto il suo essere. Il pensiero, padrone della ragione dell'individuo, soggiogato alla ragione. Dunque, non poteva assolutamente alterare la percezione per relazionarsi con le coscienze del circostante, né d'altro canto manipolava la materia da prevedere una fusione fra la sua energia e la materia manipolata. L'unica cosa che gli rimaneva era l'articolazione del pensiero della ragione, una formidabile articolazione in quanto tutto il suo essere era concentrato in tale articolazione. Il pensato che pensava a se stesso, come tutto il pensato possibile da pensare.
la ragione come assoluta saturazione dell'essere senza che questi abbia più possibilità di forzarne i limiti per ampliare l'arco del proprio pensiero. Innanzitutto è da osservare come questi cinque personaggi appartengano tutti all'ultimo secolo del periodo repubblicano e tutti nati dopo il periodo sillano. Tutti appartengono al comando sociale e fanno tutti a gara per garantirne la sopravvivenza, sia pur con sfaccettature diverse. Nessuno di questi cinque personaggi è slegato al potere di avere del suo tempo. Nessuno di questi personaggi ha libertà di pensiero se non nell'ossequio e nell'osservanza dei dettami del comando sociale. Cicerone, in attesa che finisse la dittatura di Silla, completò i suoi studi filosofici e retorici in Grecia. Difese i nobili siciliani dalle spoliazioni del pretore Verre. Era divenuto un edile, una funzione degenerata. In origine gli edili erano i veggenti al servizio della crescita, Cerere. Poi ebbero funzioni diverse. Nel tempio di Cerere si custodivano gli archivi della plebe. Divennero magistrati plebei per poi diventare coadiuvatori dei tribuni. Cicerone non era né l'uno né l'altro, si serviva della carica per carriera politica. Nemico dichiarato delle classi sociali più deboli, fu acerrimo nemico di Catilina e il suo odio era tanto forte che dopo aver aizzato il Senato mise a morte i seguaci di Catilina senza processo. Era terrorizzato che si scoprisse da che parte in realtà veniva il complotto. Ci furono brogli elettorali per impedire a Catilina che venisse eletto. Si sottrasse alla punizione con volontario esilio, da cui fu richiamato non appena il Senato fu messo sotto il controllo dei suoi alleati. Egli impose la filosofia greca ai romani e dalla sua filosofia i cristiani attinsero piene mani. Tutta la sua attività politica fu prologo alla nascita del regime imperiale. Non solo appoggiò Pompeo, ma soprattutto appoggiò Ottavio Augusto dopo la morte di Cesare. Cicerone, dunque, era il comando sociale. Ovidio era un farfallone di corte. Le sue opere erano adulazioni amatorie e il suo fare era brillante per entrare nelle grazie dell'imperatore. Da questi fu esiliato a Tomi per ragioni che non furono mai spiegate. Del suo esilio scrisse varie cose e fra le altre una supplica all'imperatore per rientrare a Roma. I suoi scritti religiosi consistono essenzialmente nei 15 Metamorphosen libri, derivando l'idea dei poeti alessandrini e dalla mitologia greca, cioè le metamorfosi praticamente. Non era comando sociale, ma servo sciocco del comando sociale, e la sua lirica era volta ad ingraziarsi i favori del comando sociale. Per cui come cavolo fa questa persona a parlare di paganesimo? Passiamo a un'altra. Virgilio, apparentemente un poeta puro, in realtà dopo la battaglia di Filippi nel 42 a.C., il potere paterno gli fu confiscato per la distribuzione delle terre ai veterani. Grazie all'interessamento di Ottaviano, poi imperatore Augusto, fu indennizzato con un podere presso Nola a Napoli, fu l'unico a essere indennizzato, e da allora ebbe inizio la sua riconoscenza e la sua devozione verso il futuro imperatore. Virgilio era dunque un servo del comando sociale. I suoi studi sulla mitologia greca servivano per dare un alone di divinità all'essere umano che voleva essere adorato come Dio. Pertanto, anche all'amica che ha telefonato l'altra volta, citando che Virgilio parlava del Dio unico, eccetera, cioè tutte queste cose, il fatto che Virgilio parlasse del Dio unico, c'erano in effetti perché si stava costruendo proprio l'uomo Dio, l'imperatore come uomo Dio. Dopo i cristiani fanno il resto. Tito Livio è staccato dalla gestione del comando sociale, ma ne è parte integrante. Anche se ha parteggiato per Pompeo nella guerra civile, Augusto lo utilizza come consigliere. Il suo ideale è l'esaltazione della grandezza di Roma, ma non è la Roma in sé, è la Roma conquistatrice, la Roma che fonda l'impero con l'aiuto della provvidenza divina. La sua storia è una specie di prologo all'avvento dell'imperatore e sarà utilizzata dai cristiani come prologo all'avvento di Roma come capitale del mondo cristiano. Livio serve il comando sociale non per denaro come Virgilio, non per sete di comando sociale come Cicerone, ma per adesione ideale alla grandezza. Egli è il cantore delle prodezze del comando sociale. Credo che di Livio Augusto avesse detto è l'unico pompeiano che non mi faccia schifo, più o meno questo aveva detto. Ed è di Padova, se non vado errato. Seneca.
filosofo buono per i cioccolatini. Egli è il comando sociale, sia come istruttore di Nerone che come senatore. Dal punto di vista filosofico è allievo dello stoicismo greco, discepolo di Attalo e Sozione. Prese parte agli intrighi di corte e, subendo le accuse di Messalina, fu inviato in esilio in Corsica. Fu istruttore di Nerone, che, sospettando la sua complicità con la congiura di Pisone, lo costrinse al suicidio. Seneca aveva già elaborato i principi che arrivarono ad ispirare l'arrivo del cristianesimo. Dal punto di vista filosofico era contrario alla schiavitù, ma come istruttore di Nerone non fece nulla per la sua abolizione, anche se non era di fatto possibile. Egli insegnò a Nerone come diventare imperatore. Come è finita la schiavitù in pratica a Roma, specialmente la schiavitù agricola? Semplicemente perché gli schiavi, specialmente in catene, ho letto qualcosa della Columella, che aveva un'azienda agricola con schiavi in catene, e quando dovevano piantare le piante, anziché piantarle giusto, gli spezzavano le radici. Per cui cosa succedeva? Succedeva che tutto il lavoro che facevano gli schiavi non rendeva niente, cioè praticamente la schiavitù agricola degli schiavi, parlo degli schiavi in catene, non la schiavitù servile, quella che dopo arriverà dopo, è fallita perché economicamente non era utilizzabile, cioè gli schiavi si sono rifiutati di lavorare, c'è stato il rifiuto del lavoro inventato dagli schiavi in catene a Roma, per questo motivo. E Seneca stava cominciando a pensare che per costruire un rapporto economico vantaggioso era necessario abolire la schiavitù. Poi arriveranno i cristiani che spiegheranno invece come la schiavitù doveva essere fatta. Andiamo avanti ancora. In tutte queste figure non troviamo nessuna che abbia parlato della religione romana in posizione antagonista al comando sociale, o almeno una dignità in sé senza dipendere dal comando sociale stesso. Questo era dovuto dal fatto che la religione di Roma nasce dal fare degli esseri umani. I veggenti che formarono tale religione erano veggenti etruschi, oschi, sabini, sanniti, eccetera. Ma non erano figure staccate dalla popolazione, erano la popolazione. Dunque non necessitava un padrone delle immagini. È vero che il comando sociale se ne appropriava, ma non ne distorceva l'immagine fino a quando non venne in contatto con la religione greca, che impose la loro lettura delle immagini. Anche se molti dei si assomigliavano come attribuzioni, non sono la stessa cosa. A Roma non esiste l'umanizzazione della divinità, se non come raffigurazione, e la maggior parte degli dei romani non ha nessun mito e nessuna leggenda. Cioè era un sentire religioso, dopodiché diventa necessaria la rappresentazione, diventa necessaria la statua, diventa necessario il mito, diventa necessaria la storia, cioè gli dèi vengono umanizzati. Nel momento stesso in cui gli dèi vengono umanizzati, anziché essere l'umanizzazione, una lettura del potere della coscienza con cui siamo in contatto, diventa l'unica forma possibile di relazione. E allora ecco che l'uomo Dio, l'uomo, cioè praticamente anziché essere una coscienza con cui entro in relazione, proietto me stesso su ciò che io vorrei che quella coscienza fosse. Per cui in questo modo distruggo la relazione col mondo. Vabbè, io qui per il momento mi fermo e la prossima volta nel Sentiero d'Oro parliamo del concetto di provvidenza, che è proprio della religione romana, cioè nasce dalla religione romana, e parleremo delle congregazioni sacerdotali della religione romana e del loro degenerare. Praticamente abbiamo gli auguri, abbiamo i lettori dei libri sibillini, abbiamo i feziali, abbiamo i fratelli Arvale, abbiamo i pontefices. Vi ricordo che ogni pagano in questo momento, qualunque sia la sua linea, qualunque sia il paganesimo che fa, qualunque cosa faccia, in questo momento ha il diritto del titolo di pontefice, per cui ogni pagano è un papa, fate voi. Anche perché pontefice è un termine che ci appartiene, cioè i cristiani se non sono solo rubato, proprio rubato, nel senso proprio dito in maniera più disprezzante possibile, ecco, in quel modo lo hanno preso. Parleremo dei luperci, parleremo delle vestali e concluderemo con queste figure il Sentiero d'Oro, dopo che farò tutta una serata sulla Deuotio del Sentiero d'Oro. Bene, questa è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Ora sono le ore 20 quasi e io avrei quasi finito.
Per concludere la trasmissione, voglio accennare un attimino a quanto mi è stato detto da parte di due radioascoltatori di oggi, cioè le proprie sensazioni psi, la propria capacità di alterare la percezione. Ricordiamoci sempre che l'alterazione della percezione delle persone non è un fattore assoluto. Cioè, se io in questo momento riesco a volare col corpo di sogno, costruisco il corpo di sogno e vado in un posto, io non posso pensare nel modo più assoluto e categorico che continuerò ad aumentare questo mio modo di fare per andare in tutti i posti possibili e immaginabili col corpo di sogno. Cioè, non pensate che il fatto di produrre delle sensazioni, queste sensazioni aumentino di continuo. Cioè, non mettetevi in questa ottica. Dopo aver sviluppato le prime sensazioni in cui il corpo di sogno, in cui il corpo luminoso dimostra la propria esistenza alla ragione, c'è il processo di interazione. Ricordatevi sempre, il corpo luminoso si costruisce, interagisce con la ragione, cioè diventa parte della ragione proprio per costruire la morte del corpo fisico. Cioè, il corpo luminoso deve costruirsi per essere abbastanza forte la morte del corpo fisico per partorire il corpo luminoso. Questo è il processo. Cioè, non pensate mai che se hai le correnti vegetative che scorrono forte, non pensare che questo processo vada all'infinito. Questa è una cosa che hai acquisito, le correnti vegetative plasmeranno il tuo corpo luminoso e tu continuerai a sentirle come correnti vegetative, arriverai a trovare anche elementi di autoguarigione, ma si fermeranno là. Cioè, non è che ci sia un progresso sulle correnti vegetative, gli altri elementi del crogiolo ti consentiranno di usare le correnti vegetative. Per esempio, affrontando la vita di tutti i giorni con le correnti vegetative e chiaramente una sana alimentazione, ti permetteranno di stare bene, cioè di avere una buona fisicità, cioè di migliorare il tuo essere fisico. Chiaramente non ti fanno né guarire dal cancro, non ti fanno né passare gli ictus cerebrali, non ti fanno ricrescere la gamba che manca, però ti danno un buon stato fisiologico per affrontare il mondo. Questo è per ogni elemento del crogiolo, cioè non esiste un elemento che sia assoluto, mi raccomando, seguite pure il crogiolo dello stregone, ma non pensate all'assolutezza. È importantissimo questo, è la vita di tutti i giorni che è importante. Io qui finisco la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Ci sentiamo giovedì prossimo alle ore 15 con la solita trasmissione. Andremo avanti col crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo oppure col crogiolo del male. Ricordo che io ho finito il crogiolo del male, sto cominciando a fare i fascicoli, sono 400.000 caratteri, il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo lo sto correggendo, sono circa 300.000 caratteri, alla fine col crogiolo dello stregone, il crogiolo nei quattro canti del mondo e il crogiolo del male farò un unico libro, circa 800.000 caratteri, per cui un libro piuttosto consistente, fatto grazie a Radio Gamma 5, che ha permesso giorno dopo giorno di costruire tutto questo percorso, per cui se qualche pagano volesse dare una mano a Radio Gamma 5 a sostenersi e fare, è sempre benvenuto, e penso che radio, tanto c'è il presidente qui, mi sto recando il presidente, non vi preoccupate, è sempre benvenuto proprio per tutte le questioni finanziarie che ha Radio Gamma 5. Noi come pagani non chiediamo mai soldi a nessuno, perché per il momento ce la facciamo, sì, salvo pagare qualche pubblicazione, insomma, proprio darle cose gratis è un po' eccessivo. Vi ricordo che le fotografie sull'altipiano di Asiago spero prossima settimana che siano a disposizione e comincerò la distribuzione. Grazie, io vi ricordo che sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi ringrazio di avermi ascoltato e a risentirci a giovedì prossimo con la trasmissione sempre Magia, Stregoneria, Paganesimo.